Se volete acquistare crediti, visitate FIFACoinStank, un sito economico, affidabile e velocissimo. Utilizzate il codice coupon che trovate in questa immagine per avere il 10% di sconto natalizio. Buon Natale a tutti ragazzi, io sono Orgasmi che sono qui nel giorno di Natale per portarvi uno squad builder della Madonna. Questa ragazzi è la squadra più forte che io abbia mai fatto, che abbia mai provato su FIFA 15 Ultimate Team. Io come sempre vi invito subito a lasciare un bel mi piace, vediamo se nel giorno di Natale riusciamo ad arrivare a una quantità di mi piace proprio illimitata. Quindi direi di partire subito, vi dico subito che questa squadra non costa niente, cioè tipo 60-70 mila crediti massimo e vi portate a casa la squadra secondo me più forte del gioco. Allora io direi di partire subito dicendo che questa squadra è il bug. Ah, questi bug! È proprio il bug. E ho utilizzato il 4-2-2-2, come potete vedere, mi sono trovato da Dio, ho preso un gol in 3-4 partite che ho fatto, no, 3 partite che ho fatto, su rigore, quindi potete immaginare che squadra della Madonna è, fortissima in difesa, centrocampo e attacco. Partiamo subito con il portiere, si tratta di Lloris, che è forse uno dei portieri più forti del gioco. Lloris è un giocatore bilanciatissimo e inoltre molto veloce, e io cerco tantissimo la velocità nei portieri perché secondo me è abbastanza importante. Costa tantissimo come portiere, ma vi garantisce parate paurose. Questo, come vi ho detto prima, ha subito 0 gol, se non uno su calcio di rigore, che sottolineo un po' inesistente, però vabbè. 0 gol in 3 partite, cosa abbastanza difficile in Ultimate Team. E tra l'altro ho incontrato gente che aveva Ibarbo, Jackson Martinez, Ramos, quei giocatori strabuggati in attacco. Poi andiamo con la difesa, troviamo a destra come terzino Walker, che io ho trovato in un pacchetto, però comunque sia non costa né poco né tantissimo per essere comunque un ottimo terzino. Un terzino che ha tanta velocità, un buon passaggio, soprattutto è molto forte in difesa e in fisico e quindi è molto molto utile. Peccato che abbia 2 stelle e piede debole. La squadra è velocissima, cioè in ogni reparto c'è velocità, tranne forse magari due CDC che hanno una velocità discreta, ma tutti gli altri giocatori sono velocissimi. Vediamo subito i difensori centrali. A destra troviamo Vertonghen, che mi piace davvero tanto. Secondo me è veramente un difensore fortissimo, perché tralasciando il fatto che ha work rate alto normale, lui è abbastanza veloce, soprattutto in difesa in fisico, non lascia passare niente, di testa è fortissimo, è anche un ottimo passaggio per essere un centrale di difesa. E costando poco, adesso questo acquisto risale un po' di tempo fa, adesso forse dovrebbe costare forse anche qualcosa di meno, non lo so. Secondo me è un top difensore. Come del resto mi è piaciuto molto anche il suo compagno di reparto, che è Vermaelen. Vermaelen, stesso discorso, molto simile come giocatore, forte anche di testa, molto buono in difesa, discreta velocità. Davvero, un altro giocatore che mi è piaciuto tanto, costa veramente poco, ma vi garantisce ottima copertura e solidità difensiva. E poi per finire la difesa abbiamo a sinistra Jordi Alba, che è un top difensore, velocissimo, forte in difesa e in fisico. Ragazzi, veramente fortissimo. Costa tanto, però vabbè, secondo me li vale tutti. Allora, questa difesa, come avete notato, hanno tutti i work rate d'attacco alto, ma non è un contro. Io pensavo, infatti ero un po' scettico, ma non è un contro, vi garantisco ciò, perché avendo un work rate così tutti e quattro, questi sono un po' più avanzati, questi giocatori. Questo permette alla nostra difesa, a questa difesa, di pressare alto i giocatori avversari, di stare con la difesa un po' alta, per cui gli avversari andranno molto spesso in fuorigioco e comunque i giocatori, i nostri due centrali soprattutto, attaccheranno un casino di volte i giocatori con il pallone. Questo ragazzi secondo me è una buona cosa, poi volendo potete mettere le istruzioni qui come volete, è una buona cosa perché sono riuscito a stoppare qualsiasi azione che l'avversario creava, non sono mai riusciti a passare i vari Barbo, i vari Jackson Martinez, comunque quei giocatori super buggati. Poi andiamo con il centrocampo, troviamo come CDC di destra Witsel, che è davvero un ottimo giocatore, tra l'altro non sapevo neanche avesse 4 stelle abilità, l'ho scoperto solo dopo. Buona velocità, ottime statistiche comunque per un CDC, perché è bilanciatissimo, molto completo come giocatore, ha un buon tiro, un buon passaggio, un ottimo dribbling, forte in difesa, fortissimo in fisico, quindi secondo me forse uno dei CDC più forti che abbia mai provato quest'anno. Compagno di reparto invece non è un CDC, perché non l'ho messo CDC perché tanto faceva intesa lo stesso, stiamo parlando di Nainggolan, che come sapete voi è uno dei miei centrocampisti preferiti perché è completissimo, sa fare tutto, quindi veramente tanta roba.
questa è la coppia di centrali, molto solida difensivamente e anche offensivamente non sono per niente male. Andiamo con la fase un po' più offensiva, diciamo sulla tre quarti, troviamo a destra Musa, che è davvero un buon giocatore, non mi ha fatto niente in tre partite, però vi assicuro che anche non avendo fatto né gol né assist, diciamo il suo apporto si sente, è molto molto utile soprattutto nei contropiedi, salta qualsiasi avversario con grande facilità, per cui è un giocatore importante, tutti i giocatori di questa squadra sono importanti. Molto importante è anche, se lo trovo, sì, eccolo qua, Sau, che anche lui mi ha fatto due assist in tre partite, quindi già meglio, nei contropiedi è veramente fortissimo, io l'ho utilizzato spesso da attaccante Sau, ma non mi sono mai trovato bene a dire la verità. Da centrocampista offensivo molto ma molto di più, sulla fascia lì li saltava qualsiasi avversario, poi faceva dribbling, saltava in dribbling appunto e poi provava anche qualche tiro dalla distanza o qualche tiro a giro, che non gli riescono malissimo, però non ho mai fatto gol. Ma andiamo con la fase offensiva, cioè i giocatori in attacco, che avrete già capito chi sono, ragazzi, è qualcosa di devastante questo attacco, fanno tutto loro. Dumbia sulla destra, che ha fatto un casino di gol e un'ottima quantità di assist per essere un attaccante in tre partite, mi avrà fatto tipo 5 gol e 3 assist, qualcosa di genere, comunque dati della Madonna, questo è l'attaccante più forte del gioco, probabilmente, o uno dei due attaccanti più forti del gioco, perché l'altro chi è? Ovviamente è Ibarbo, che è qualcosa di divino. 3 partite, 5 gol e 2 assist, hanno una media gol pazzesca, questi due segnano solo Ibarbo e Dumbia, inoltre sono molto skillomani, diciamo così, perché hanno entrambi 4 stelle abilità, quindi diventa ancora più facile fare gol con loro. Ragazzi, questa è la squadra che vi ho portato, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, a 400 mi piace uscirà un nuovo video, vi auguro ancora un buon Natale, buone feste, che voi possiate passarle nel migliore dei modi, noi ci vediamo al prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. Io adesso vi lascio le clip, bella ragazzi.